Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti al TG6. In apertura andiamo a Tortoreto, dove i lavoratori della Betafence questa mattina hanno svolto un presidio per sensibilizzare il prefetto di Teramo in merito ad una vertenza da cui passa il futuro di centinaia di famiglie. A dir la verità, sono ormai diversi giorni che gli operai sono in presidio davanti alla fabbrica, proprio per evitare quel che accadde qualche settimana fa alla FAIST di Lanciano, dove proprio il prefetto diede il via libera allo sgombero affinché l'azienda potesse portare via nella notte i macchinari, concludendo quell'esperienza. E facciamo il punto su quello che sta succedendo alla Betafence di Tortoreto nel servizio. Al prefetto questa mattina segnaleremo quelle che sono le problematiche, le difficoltà di una vertenza come la Betafence, che tra i lavoratori dell'azienda, i 155 dipendenti dell'azienda, gli altrettanti dell'indotto, mette a rischio complessivamente 300 posti di lavoro, con una ricaduta economica e sociale pesantissima per la nostra provincia. Ma al prefetto chiederemo anche che si impegni affinché il Ministero il 1° settembre convochi la riunione, ma la convochi in presenza. Vogliamo guardare in faccia chi ha deciso per una speculazione finanziaria di mettere in mezzo a una strada tutte queste persone. Vogliamo guardare in faccia chi deve in qualche modo rendere conto degli utili che ha avuto negli ultimi anni e del perché voglia chiudere e delocalizzare in Polonia. Non è possibile discutere dei temi così importanti, discutere del futuro di tutte queste persone dallo schermo di un computer. Di virtuale qui c'è poco, perché dietro queste persone ci sono mutui, ci sono figli all'università, ci sono bollette da pagare. Pensare che possano essere trattati alla stregua di un videogioco dallo schermo di un computer a nostro avviso non è accettabile. C'è un presidio aperto 24 ore al giorno. Incontro a rotazione, incontro tutti i colleghi della Betafence e vedo davvero che c'è gente anche disperata, c'è gente che deve iscrivere i propri figli all'università, che si sono dovuti fermare in attesa di vedere i risvolti di questa vertenza, hanno difficoltà quindi anche per gli affitti delle case fuori sede, c'è gente che è spaventata per il futuro, per gli impegni presi economici. Cerchiamo di farci forza uno con l'altro. Andiamo ora in diretta nella nostra consueta finestra per parlare di sanità e lo facciamo con l'ex assessore regionale alla sanità e capogruppo del PD in regione Silvio Paolucci, che vedete inquadrato. Buon pomeriggio, consigliere. Buon pomeriggio a voi. Allora, noi l'abbiamo disturbata lì dove si trova a Campo di Giove perché lei ha lanciato un allarme molto importante in vista della prossima stagione autunnale, che è anche quella della campagna per le vaccinazioni antinfluenzale. Mancherebbero 248.000 dosi di vaccino, è così? È assolutamente così. Ho voluto reperire le informazioni con un accesso agli atti che ho inoltrato all'ARIC, ovvero a quella struttura della Regione Abruzzo che conclude le gare relative ovviamente al sistema sanitario nazionale, e dall'accesso agli atti risulta che questa regione, insieme alla Basilicata, non ha attualmente le dosi sufficienti ad affrontare la stagione di prevenzione legata all'influenza. Ed è un fatto molto molto importante perché in qualche modo, sia pure indirettamente, ha a che fare anche con il tema dell'emergenza Covid. Ecco, ha a che fare col tema dell'emergenza Covid, perché? Spieghiamo bene, perché ovviamente un vaccino che nulla ha a che fare con il coronavirus, con l'emergenza che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, che però in qualche modo riguarda comunque il sistema sanitario abruzzese per una influenza che presenta gli stessi sintomi del Covid-19. Indirettamente, perché in realtà, come ormai si è a conoscenza, il Covid insiste in modo più grave rispetto a quelle persone che hanno serie di fragilità, cioè di ulteriori situazioni che possono creare ulteriori svantaggi. Nel caso di specie, ovviamente, c'è la raccomandazione per le persone fragili, che poi sono tecnicamente definite le cosiddette popolazioni target e obiettivo, dagli anziani a tutto ciò che è già previsto per quanto riguarda la campagna del vaccino per l'influenza. Ecco, è bene che in quest'anno, in questa annualità, in questo autunno ci sia una corposa campagna per la vaccinazione per l'influenza, per non incorrere ovviamente nella somma delle patologie. Questo è innanzitutto il principale problema.
Io ho rilevato dall'accesso agli atti che non solo questa regione non ha chiesto quantità in più come hanno fatto altre regioni, ma la cosa più grave, davvero questa è grave, è che non vi è stato alcun atto fino al 22 luglio di programmazione e linea di indirizzo da parte del Dipartimento alla Salute e dell'Assessore alla Sanità. Ovvero le ASL hanno concluso il loro monitoraggio per quanto riguarda il fabbisogno delle dosi a fine di giugno, la delibera della giunta regionale di Marsiglio, il presidente Romano, è appena del 14 di luglio e il 22 di luglio hanno comunicato all'ARIC il quantitativo che doveva essere oggetto della gara. Ecco perché siamo in gravissimo ritardo ed ecco perché uno dei lotti è andato deserto con un quantitativo manchevole di 148.000 dosi e peraltro per uno dei vaccini più importanti. Ecco, lei con gli atti di cui ci racconta ci spiega i ritardi a vostro avviso della giunta regionale. Ricordiamo, il 1 ottobre partirà la campagna vaccinale in Abruzzo, oggi è il 21 agosto. Che cosa significa alla luce di quello che ci ha appena detto, anche in base alla sua passata esperienza di assessore alla sanità? L'Abruzzo cosa dovrà fare per appunto andare a colmare questa mancanza di dosi di vaccino? Adesso l'ARIC sta correndo ai ripari, evidentemente con le procedure di legge, cercando di reperire le dosi che attualmente mancano. Ma quello che io sottolineo è il ritardo con il quale si è pervenuto all'atto di indirizzo in un anno così importante, su un tema così importante, e nulla mi fa sperare, anzi le notizie, farò un secondo accesso agli atti adesso, che non ci sia il ritardo, io credo purtroppo il contrario, che c'è ritardo anche su questo, nella collaborazione con il mondo della scuola. Ecco perché occorre che Marsiglio sia rapido, non solo nell'aumentare gli stipendi ai manager e ai dirigenti, non solo nel tagliare le risorse purtroppo del master plan che già si è consumato, altro atto davvero molto grave, ho potuto rilevarlo anche in questi giorni sull'Alto Sangro, una delle zone che insieme altre zone d'Abruzzo ha avuto un afflusso consistente quest'anno anche dovuto al turismo di prossimità e legato a questa stagione, ma sulla questione delle vaccinazioni per l'antinfluenzale, delle prevenzioni, le misure da portare oggi immediatamente in campo e in atto anche per la riapertura dell'anno scolastico, credo che debba correre molto più velocemente di quanto finora non abbia fatto. Infatti noi denunciamo che sia stato totalmente fermo e in gravissimo ritardo tema. Prima di salutarla, Paolucci, le voglio fare una domanda sulla gestione dell'emergenza Covid in Abruzzo, perché nella videoconferenza delle regioni che ha preceduto l'ordinanza del Ministro della Salute Speranza, che appunto sospende tutti gli eventi estivi almeno fino al 7 di settembre, l'Abruzzo era tra quelle regioni che chiedeva misure meno restrittive, meno appunto importanti, accogliendo ovviamente il plauso dei gestori dei locali e degli organizzatori di eventi. Secondo lei, lei come giudica la posizione dell'Abruzzo e l'ordinanza del Ministro? Purtroppo io giudico che la posizione del presidente Romano Marsiglio sia esclusivamente legata alla strumentalizzazione in un dibattito di politica nazionale. È agli ordini della Meloni, è agli ordini della coalizione Lega Fratelli d'Italia, però non per il governo della nostra regione e degli interessi della nostra regione, ma per un dibattito che viene appunto strumentalizzato per un confronto, un conflitto a volte su scala nazionale. Il risultato è che in questi 18 mesi noi non abbiamo avuto nessuno dei di più che lui aveva promesso in campagna elettorale, sulla sanità fermi, sulle vaccinazioni, il piano della prevenzione molto fermi, siamo veloci nell'aumento degli stipendi e velocissimi nella polemica con il governo, ma che è funzionale alla Meloni, non agli abruzzesi. Basta solo ricordare che è notizia di queste ore, ieri lo ha diciamo l'ATA Lanza, ma non è, si può trovare su ogni sito, che noi siamo credo la seconda regione per indice RT famoso, col quale abbiamo cominciato purtroppo a convivere in questi mesi, che riguarda appunto l'indice di trasmissibilità e quindi di diffusione del virus. Cioè il tema è, per esempio, c'era davvero bisogno di un'ordinanza che consente a centinaia di tifosi di vedere qualche allenamento a Castel di Sangro e poi di non avere le misure per la prevenzione sulla vaccinazione, o per esempio con il mondo della scuola che presto riaprirà
il 14 di settembre le sue porte alle famiglie e soprattutto ai bambini e ai ragazzi? Questa è la grande domanda, cioè in questa regione a mio avviso si sono invertite le priorità. La prima delle priorità di Marsilio è essere in qualche modo utile alla Meloni e a Salvini per aprire continuamente un dibattito, un confronto politico nazionale. L'ultima della priorità è il governo dell'Abruzzo e degli abruzzesi. Sì, giusto per completezza di notizia, dico che l'indice di RT, quello di trasmissibilità del Covid, è a 1.33 in Abruzzo, peggio dell'Abruzzo solamente la Sicilia. Grazie Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo. Buon pomeriggio, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi, grazie a voi. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di politica. Luciano D'Alfonso all'attacco del governo regionale per quanto riguarda i porti di Pescara e Ortona, rivendicando i fondi che sarebbero stati stanziati dalla precedente giunta. Vediamo. Operazione verità sui porti di Pescara e Ortona. È questo l'intento del senatore del PD Luciano D'Alfonso, che si dice collaborativo sulle stanze della regione nei confronti del governo nazionale, ma che rimprovera la giunta Marsilio. I soldi già ci sono, ha dichiarato l'ex governatore. Adesso via con le gare d'appalto. Un'operazione verità che fa bene a chi deve appaltare, fa bene alla comunità di riferimento anche dell'economia dei porti di Pescara e di Ortona. Io voglio che coloro i quali oggi si trovano ad avere responsabilità pubblica, poiché hanno trovato sul tavolo 32 milioni di euro per il porto di Pescara e 69 milioni di euro per il porto di Ortona, procedano ad appaltare, a fare le attività di loro competenza, evitando il giochetto dei fanciulli e degli immaturi di scambiare poi aggiuntivamente ciò che si richiede come conseguito. Giorni fa, per esempio, si è determinato un'attività di comunicazione con la stampa secondo la quale Pescara avrebbe ottenuto più 22 milioni e Ortona avrebbe ottenuto più 6 milioni di euro, e si vanno a vedere i documenti di questa attività portata avanti da coloro i quali adesso sono temporaneamente alla guida della regione, e si scopre come quello che loro rivendicavano come risultati sono soltanto richieste effettuate. È come se un imprenditore, solo perché si è iscritto alla Camera di Commercio, festeggiasse di avere guadagnato 1 miliardo di euro. Sarebbe almeno un alcolizzato, per non dire peggio. Allora noi dobbiamo allineare la condotta esatta. Quando si richiede risorsa, si richiede risorsa. Quando si hanno le risorse sul tavolo, come quelle ereditate, quelle vanno appaltate senza timidezza e senza imbarazzo e senza scambiare chi ha fatto quel lavoro, chi quel lavoro invece lo va ad utilizzare giovandosene. Il dato di fatto qual è? I 32 milioni di euro del porto di Pescara quando vengono appaltati? Adesso sono stati appaltati solo 6 milioni di euro per quanto riguarda le opere di difesa, tra virgolette, fluviale. Per il porto di Ortona siamo all'imbarazzo, perché addirittura una delibera, diciamo magicamente partorita, sospende la copertura finanziaria in attesa non si sa bene di quale altra pacificazione amministrativa. Una volta guadagnate le risorse, fatte le progettazioni, vanno fatte le gare d'appalto, perché altrimenti le risorse in giacenza perdono capacità realizzativa. 1 milione di euro del 2018, se passano 4 anni, perde capacità realizzativa pari all'8%. È la regola del mercato dell'economia. Bisogna procedere velocemente, anche non avendo paura rispetto ai rischi del procedimento. E questa mattina il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, ha illustrato il percorso che dovrà portare al bando pubblico per l'affidamento dell'impianto Acquaviva, rispondendo alle accuse del presidente del Teramo Calcio, Franco Iachini, che aveva parlato di tante chiacchiere ma pochi fatti. Si è dovuto riscrivere completamente diciamo così, il sistema di gestione degli impianti sportivi rispetto al passato, e ora, insomma, così, al primo consiglio comunale utile partiremo con tutte le procedure di esternalizzazione, tutti i bandi che ovviamente costituiscono, insomma, un interesse, un obiettivo dell'amministrazione, soprattutto in un momento in cui lo svolgimento dell'attività sportiva è particolarmente complesso. I tempi saranno rapidi, vogliamo che siano assolutamente celeri, anche per recuperare alcune situazioni di ritardo che si sono determinate anche a causa del Covid, sfruttando anche tutte le normative recenti sulla semplificazione che sono state adottate dal governo e dal Parlamento. È stato un piccolo miracolo nei tempi che
erano stati necessari ricostruire tutta la vicenda dello stadio e consegnare al nuovo gestore una concessione blindata che consentirà adesso di valorizzare l'impianto nel dialogo con il presidente del Teramo Calcio, che è contestualmente gestore dell'impianto pubblico, di proprietà pubblica, e che come tale si deve comportare. Sono contento del cambio di registro del Presidente, nella comunicazione, nelle sue valutazioni, un cambio di registro che per la prima volta, insomma, denota il rispetto verso una comunità, verso una città che nei suoi confronti non ha mai fatto venire meno il rispetto. Quindi io credo che, ripartendo da questi presupposti, cambiando registro così come ieri è stato fatto, si possano creare assolutamente le condizioni per una gestione dell'impianto sportivo Bonolis, di cui appunto il presidente Iachini è gestore, di una proprietà pubblica, e del futuro della Teramo Calcio in connessione un po' nello spirito che ha portato a questa iniziativa a procedere. Dopodiché, come ho già avuto modo di dire, se per fatti si intende la promessa di affidare un impianto sportivo, questa amministrazione non l'ha mai fatta, non lo farà mai, assume gli impegni a cercare di risolvere i problemi e di riportare tutto in un'ottica di legalità e di legittimità. Questo abbiamo fatto sullo stadio, questo stiamo facendo sull'Acquaviva, questo faremo su tutti gli impianti sportivi, nell'interesse dell'amministrazione, nell'interesse della città, nell'interesse degli stessi gestori. Andiamo ora nella Marsica. Il presidente di Tecneco, Umberto Di Carlo, è preoccupato dalla situazione che riguarda le conseguenze dell'incendio del centro riciclo Casinelli di Avezzano. Da un mese, dice Di Carlo, l'impianto continua a bruciare e sappiamo per certo che c'è una dispersione d'amianto, ha detto il presidente di Tecneco, ma nessuno fa niente. Vediamo il servizio. È stato trovato dell'amianto, l'incendio ancora brucia, però effettivamente siamo arrivati al 14 di agosto, quando l'unica a muoversi è stata la Polizia Locale di Avezzano, che ha emesso questo provvedimento di rimozione dell'amianto. Però c'è un pericolo per chi qui continua a lavorare tutti i giorni? Il pericolo, secondo me, non è solo l'amianto. Allora, teniamo presente che l'incendio c'è stato il 15 di luglio e i nostri responsabili per la sicurezza sul lavoro hanno scritto il 17 luglio chiedendo il monitoraggio dell'aria e quindi di monitorare tutti i valori delle varie emissioni. E a mio avviso il problema non era solo l'amianto, perché ancora oggi ci sono delle fumate e ancora oggi brucia. E per un mese e mezzo abbiamo avuto questo odore forte, questo fumo continuo, e siccome lì c'era plastica e bruciando ancora brucia plastica, ci sono anche delle diossine, perché quando la plastica brucia emette delle diossine. Una situazione paradossale, così viene descritta a chiare lettere dal patron della Tecneco, Umberto Di Carlo, incontrato dalla nostra redazione, e di rimpettaio quasi del vicino centro di riciclo Casinelli nel nucleo industriale di Avezzano, andato a fuoco e distrutto la notte del 15 luglio scorso. La normativa stabilisce che l'azienda e il datore di lavoro è il responsabile della salute nei luoghi di lavoro. Quindi, insomma, al di là la responsabilità è sia civile che penale, quindi noi, io come amministratore, sono responsabile direttamente della salute dei miei dipendenti. E quindi abbiamo cercato, insieme all'amministratore di ACIAM, la nostra consociata, di scrivere, di fare tutte quelle azioni insieme ai responsabili della sicurezza necessarie alla salvaguardia dei lavoratori. Però voglio dire, oltre che scrivere, che protestare o urlare che qualcuno ci sentisse, non è stato fatto niente, insomma. Però ripeto, noi ad oggi non sappiamo con precisione l'analisi della qualità dell'aria che respiriamo, oltre il problema dell'amianto, perché secondo me il problema non è solo l'amianto e non è stato solo l'amianto, perché un mese e mezzo di fumi, di plastica che brucia, vuol dire un mese e mezzo di diossine, perché plastica brucia fa tossine, fa diossine. Di fronte all'immobilismo di tutti, noi chiamavamo i vigili del fuoco perché dicevano che c'era ancora l'incendio, e i vigili del fuoco ci rispondevano: non possiamo intervenire perché l'area è sotto sequestro. Poi arrivano i carabinieri, li sequestravano, li intervenivano,
Cioè è un mese e mezzo che questo andirivieni di rimballo di responsabilità. Le condizioni della qualità dell'aria che viene respirata ancora non si conoscono. L'ART Abruzzo ha monitorato con dei campionamenti la presenza di amianto dopo svariati giorni dallo scoppio del rogo. Oggi il sito versa ancora in queste condizioni e i rifiuti continuano intanto a bruciare. Tra l'altro, come ha detto lei, ci sono già indagini in corso, l'area sotto sequestro, quindi comunque è un'area vincolata, quindi ad oggi risposte insufficienti da parte degli enti preposti. Si può fare qualcosa, si può parlare con qualche organo superiore per smuovere un po' le acque? Noi abbiamo scritto a tutti gli organi interessati e abbiamo chiesto anche di essere partecipi ai tavoli tecnici, quindi essendo parte in causa e quindi vittime di questa condizione, abbiamo chiesto che i nostri responsabili della sicurezza partecipassero ai tavoli tecnici. Proseguiamo con la cronaca perché siamo praticamente all'inizio della stagione in cui si raccolgono le piante di marijuana, piante che a questo punto allora sono all'apice della loro crescita e questo consente di trovare e scoprire più facilmente le piantagioni. 31 piante di cannabis alte fino a 2 metri in piena fioritura e pronte per essere raccolte sono state scoperte dai reparti territoriali della Guardia di Finanza di Teramo in una zona agricola nel fondovalle Salinello in territorio comunale di Sant'Egidio alla Vibrata. La piantagione era stata realizzata con il metodo della coltivazione a dispersione, ovvero ogni pianta di cannabis coltivata l'una lontana dall'altra, ciascuna viene interrata all'ombra di una pianta d'alto fusto in presenza di folta vegetazione per impedirne la scoperta attraverso i mezzi aerei delle forze dell'ordine. Dopo una serie di appostamenti, i finanzieri in 3 pattuglie hanno individuato e arrestato in flagranza un cittadino albanese giunto sul terreno per provvedere all'irrigazione delle piante. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale che inauguriamo con la Serie C. Il Teramo ha scelto il suo nuovo allenatore, si tratta di Massimo Paci, ex calciatore e passato dalle panchine di Montegiorgio e Forlì. Contratto di 1 anno per lui, con opzione per il secondo, ma adesso per il diavolo servirà a fare mercato in entrata, ma soprattutto in uscita. Jacopo Forcella. Sarà Massimo Paci il nuovo allenatore del Teramo, l'ufficialità nelle prossime ore, ma ormai non sembrano esserci più dubbi. L'ormai ex tecnico di Montegiorgio e Forlì è pronto per la prima esperienza nel campo dei professionisti, almeno in panchina, visto che da giocatore ha messo insieme 185 presenze in Serie A con le maglie di Lecce, Ascoli, Parma, Novara e Siena e 129 in Serie B. Da quando ha intrapreso la carriera di allenatore, Paci ha avuto finora 2 avventure: la prima a pochi chilometri da casa, a Montegiorgio, 51 punti e un 8° posto in coabitazione con la Jesina, ha fatto di 13 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte nel torneo, poi vinto dal Cesena. La stagione passata il cambio, prende le redini del Forlì e anche qui, prima dello stop per l'emergenza sanitaria, c'entra l'ottavo gradino in classifica a 42 punti nel girone D che ha visto il successo finale del Mantova davanti al Fiorenzuola. Casualità, la stessa posizione, l'ottava, con cui il Teramo ha chiuso l'annata di Lega Pro, cosa che gli ha permesso di accedere al primo turno playoff. Adesso la sfida più complicata, ovviamente, perché sale di un gradino e perché dovrà fare i conti con un torneo per nulla paragonabile a livello di avversarie con quelli che ha disputato, soprattutto considerando che non più tardi di 24 ore fa anche il presidente Franco Iachini ha ammesso di voler dare un taglio netto alle spese della scorsa stagione. Dovrò sicuramente ridimensionare qualcosa, ma naturalmente noi non siamo nella fase della svendita, noi non svendiamo nulla, noi vendiamo, quindi se ci sono delle richieste interessanti per qualche giocatore vuol dire che per noi questa sarà un'occasione per dimostrare che abbiamo lavorato bene, perché se vendiamo qualche giocatore dalla nostra categoria a una categoria superiore vuol dire che chi ha lavorato bene. Paci da domani, quando scatterà il ritiro, conoscerà una squadra che ha una struttura già consolidata ma anche un contenzioso aperto tra i big in organico e la dirigenza per gli stipendi Covid. No, questo non voglio dire nulla perché non credo che sia una domanda, è un rapporto tra le parti, quindi non vedo perché voi lo dobbiate sapere sinceramente, un rapporto tra una società privatistico, tra una società e un calciatore, quindi non vedo perché debba essere divulgata alcuna informazione su questo, anzi la ritengo una domanda poco corretta, scusami.
Poi ci sarà da fare mercato. Il presidente biancorosso attende fiducioso che si concretizzino delle plusvalenze che confermerebbero il buon lavoro svolto un'estate fa. Solo successivamente, quando entrerà denaro fresco, i cordoni della borsa si apriranno nuovamente. Io le plusvalenze me le aspetto non solo per aiutare la società, me le auguro, ma per un semplice motivo, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene, perché fare plusvalenze in questa categoria è un risultato assolutamente impegnativo. E credo che nella storia del Teramo ci siano state poche occasioni in cui sono state fatte plusvalenze, specialmente in categorie superiori, da quello che mi hanno detto, perché sinceramente non la conosco approfonditamente. Quindi fare plusvalenze è un doppio sogno, uno perché vuol dire che hai lavorato bene, uno perché aiuti la società. Serie D, è iniziato il ritiro del Notaresco a Isola del Gran Sasso. I rossoblù del neotecnico Massimo Epifani vogliono replicare quanto di buono fatto l'anno scorso, e per l'allenatore è un ritorno a casa, perché nel recente passato ha lavorato a San Nicolò, proprio alla corte del presidente Salvatore Di Giovanni. Il servizio. Parte questa stagione con quali obiettivi? Gli obiettivi sono di fare il massimo che possiamo fare. Abbiamo allestito una squadra importante, e una squadra che deve ambire a cose importanti, quindi lavoreremo per questo. Sono contento di questi primi giorni che abbiamo fatto a Notaresco, perché ho visto già qualcosa di importante che è il gruppo. Questi 10 giorni che staremo qui a Isola cercheremo di cementare ancora di più il gruppo e cercare di iniziare a diventare squadra, che è la cosa più importante. Rispetto agli altri anni si è cambiata location da Castel del Monte a Isola del Gran Sasso, una struttura, un campo soprattutto rinnovato in erba sintetica. Siamo stati benissimo, come lo sono stato anch'io a Castel del Monte. Adesso abbiamo cambiato location, ma ringraziamo l'isola di Gran Sasso che ci ospita. Il campo è bello perché è stato fatto da poco, la struttura va benissimo per lavorare. Speriamo di fare un bel lavoro e di arrivare il prima possibile a una condizione accettabile. A distanza di qualche anno Massimo Epifani ha riabbracciato la società del presidente Salvatore Di Giovanni. Io mi sento a casa, sono tornato a casa con il presidente, un rapporto straordinario del calcio. Ho ritrovato persone che lavoravano qui con me, che abbiamo fatto un percorso importante di crescita tutti insieme. E si riparte con grande ambizione, con grande voglia, con grande umiltà di cercare di fare un grande lavoro e cercare di arrivare a un risultato che tutti quanti noi ci aspettiamo. Ovviamente inizia il ritiro, ma il mercato non è finito. Cosa chiede Epifani alla società? Ma dobbiamo ancora sistemare alcune cose per chiudere la rosa. Sono soddisfatto del mercato fatto fino ad oggi, sono soddisfatto di quelli che sono arrivati, sono soddisfatto di quelli che sono rimasti. Sono contento fino ad oggi di quello che abbiamo fatto. Adesso dobbiamo completarla, ma con grande tranquillità, con grande calma. So che il presidente è attento a queste cose e speriamo di fare un grande anno. Presentata l'edizione numero 73 del trofeo Matteotti, che si svolgerà sabato 29 agosto nel classico tracciato tra Pescara e Montesilvano, e che resta un punto di riferimento dello sport abruzzese nonostante l'emergenza sanitaria. Sarà un Matteotti diverso come tutte le manifestazioni sportive proprio per via dell'emergenza sanitaria, e perciò l'importanza di questa manifestazione, assessore, non so se lei è d'accordo, va al di là dell'aspetto prettamente sportivo. Sarà una manifestazione diversa, come saranno diverse tutte le manifestazioni che avverranno in questi momenti, in chi riuscirà a organizzarle. Ci saranno delle misure ordinate dal Comitato Tecnico Scientifico, sia nazionale che regionale. Noi siamo in completo e permanente contatto col Comitato Tecnico Scientifico, e quindi ci saranno tutta una serie di misure che consentiranno questo tipo di manifestazioni. Matteotti è nato proprio la seconda guerra mondiale, che era il 45, il 46 l'ha vinto Gino Bartali, speriamo che quest'anno lo vinciamo noi, nel senso ironico. Era importantissimo secondo me ripartire, poi poteva andare bene, poteva andare male, perché il rischio
c'era e c'è, quindi se riusciamo a fare un grande Matteotti, secondo me c'è anche un'altra valenza, ecco, e sono orgoglioso insieme a Daniele Sebastiani di fare questo Matteotti, perché molto probabilmente tante volte ti viene la voglia di mollare, invece siamo andati avanti e spero che poi alla fine abbiamo ragione noi. Purtroppo ci sono gare importanti in concomitanza e quindi si fa un po' i conti con gli infortuni, con magari dei malanni, e quindi all'ultimo momento addirittura due squadre World Tour hanno dovuto mollare. Io quello che voglio dire, 26 squadre, anche perché abbiamo voluto quest'anno, visto che comunque è un anno molto particolare, non fare squadre da 7 e precludere magari l'invito a qualche squadra, di far partire squadre in 6 per dare la possibilità a tutto il mondo del ciclismo, ricchi e poveri come si dice, World Tour no, perché deve essere una giornata di festa, magari non allo stesso livello dell'anno scorso che era magari con gli arrosticini e più festoso, però deve essere un Matteotti che deve dare motivazione a tutti quanti, perché il lockdown comunque io penso che qualcosa ci abbia lasciato, quindi questa ripartenza darà fiducia a tutto l'Abruzzo senza sottovalutare a livello mediatico che in tutto il mondo ci seguiranno. Il trofeo Matteotti sta resistendo anche a questo, merito a Daniele Sebastiani e Stefano Giuliani che ce la stanno mettendo tutti anche in un momento così difficile. Possiamo dire che il Matteotti quest'anno è stato più forte anche del Covid-19? Ma guarda, in questo momento io credo che dire essere più forte o più debole non serva a niente. Qui la situazione, che se ne possa pensare, comunque può essere anche abbastanza seria. Quindi sì, è un modo per dimostrare che siamo tutti vivi, questo è vero, però non dobbiamo perdere d'occhio la situazione. Era l'ultima notizia, tutti i servizi sono on demand sul canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alle 19. Buon pomeriggio.